Giampietro Brogiolo, consulente scientifico, ma negli anni 70 fu tra i primi scavatori di Castelsepe Monastero di Torba. Com'era allora qua? Beh, Come è iniziato? Torba era ben diverso, era stato abbandonato da qualche anno dai contadini che avevano abitato l'ultima fase di utilizzo agricolo insediativo di questo sito. Era in stato di abbandono, era frequentato da persone che facevano riti satanici e chi scavava di notte si richiudeva nella torre, mentre fuori facevano i festini, quindi piuttosto ambiente poco tranquillo, diciamo. Però gli scavi hanno messo in luce allora le varie fasi della chiesa e gli scavi sono ripresi qualche anno fa grazie al FAI e ci sono ancora tanti aspetti ignorati che gli scavi stanno mettendo in luce. Com'è oggi vedere questi risultati e aver visto questa valorizzazione del monastero? Beh, si comincia a capire molto di più rispetto a quello che si conosceva e ci sono anche tanti altri dati che stanno uscendo anche in questi giorni che rappresentano una storia nuova per Torba. Ad Ad esempio? esempio, il monastero che corrisponde all'area dove adesso c'è il ristorante e poi un grande edificio che si sta scavando esternamente alle mura che si ignorava, non si sapeva nulla di quell'edificio.